L'assessore Nicoletta Veri parla dell'emergenza Covid tra gli operatori sanitari. 400 in Abruzzo positivi al Covid e si stanno studiando soluzioni. Ieri cabina di regia in regione. Se l'Abruzzo è ancora in zona gialla, ci si prepara inoltre per la fascia arancione, visto che due parametri fanno già parte di quel colore. L'assessore si è voluta soffermare anche sui disservizi riscontrati da tante persone che sono guarite dal Covid e che non riescono a ottenere l'aggiornamento del Green Pass. Sì, è vero, ieri sera abbiamo avuto l'unità di crisi, è stato anche presente il generale Pirro, che vorrei sottolineare, ha fatto i complimenti sia per la vaccinazione ma soprattutto anche per lo screening che abbiamo fatto per il target scolastico. Durante la riunione è emerso un problema importante, che nella nostra regione Abruzzo abbiamo più di 400 sanitari positivi, che sono tutti dipendenti delle ARSA. A questo, se aggiungiamo i positivi delle strutture private, delle strutture accreditate, si sta lanciando un nuovo allarme. Questi positivi emergono un'indagine che noi abbiamo fatto attraverso la possibilità di fare dei tamponi e quindi verificare, perché per lo più erano tutti asintomatici e quindi è emerso un grave problema, un'ulteriore dinamica che dobbiamo affrontare, un'ulteriore situazione di emergenza che si crea in questo momento importante. Come si rimpiazzeranno? E questo è l'argomento che si sta discutendo anche a livello nazionale, perché c'è una linea che li vorrebbe addirittura al lavoro e perché c'è questa grande carenza del personale nelle nostre ALS, perché molti sono malati, molti sono in aspettativa, insomma ci sono ancora i Novax, quindi un'emergenza nell'emergenza. Si sta valutando anche a livello nazionale. Ad oggi i positivi sono stati allontanati dal proprio posto di lavoro. Altra questione, ci sono persone guarite dal Covid che aspettano ancora il rilascio del Green Pass rafforzato, ma che devono fare? Sì, è vero, questo è un problema anche nazionale, sia noi come Regione Abruzzo, insieme alla Lombardia e alla Regione Sardegna, abbiamo posto il problema di passare in automatico l'esito negativo con la certificazione. È un sistema a cui bisogna rispondere a livello della struttura commissariale. Nel frattempo abbiamo sollecitato le ARS a interagire sempre di più con i medici di medicina generale, lo stiamo seguendo attraverso degli incontri e sono già certa che alcune ARS hanno già messo in funzione questa sinergia. Ma i tempi sono lunghi? Ci auguriamo di no perché lo stiamo sollecitando, in ogni caso attraverso questa integrazione tra ALS e medici di medicina generale stiamo sostituendo questa carenza purtroppo burocratica, gestionale da parte del Ministero.